Anche in Toscana ieri si è votato per le primarie del Partito Democratico, ma soltanto a Reggello, paese di circa 16.000 abitanti in provincia di Firenze, porta del Valdarno fiorentino. Con l'elezione in consiglio regionale l'autunno scorso del primo cittadino Cristiano Benucci, ieri si sono sfidati due membri del governo locale, Piero Giunti, attuale sindaco reggente, e Adele Bartolini, assessore alla salute, alla scuola e molto altro. A spuntarla è stato il primo, che ha ottenuto il 74,24% dei voti, circa 2.200 in totale. Giunti ha espresso soddisfazione ringraziando gli elettori. Qualche giorno fa aveva chiesto di sostenerlo per poter restituire a Reggello ciò che in questi anni gli era stato dato. Io credo la mia passione, la mia determinazione, la mia voglia, ecco, di mettermi a servizio di questa comunità è forte, e vorrei veramente portare Reggello, come ho scritto nella mia diciamo campagna elettorale, Reggello direzione futura, insieme si può, cioè fare in modo che tutti insieme, le frazioni, le comunità, il lavoro, la scuola, i giovani, insieme possiamo veramente rimetterci in marcia e costruire una nuova Reggello.